Torniamo nuovamente insieme, anche quest'oggi, come ogni giovedì, all'interno di Santi per Vocazione, vogliamo presentare la figura, una figura importante della Chiesa. Quest'oggi parleremo del venerabile Luigi Novarese. A parlarne per noi questa mattina in diretta Don Luciano Raga, moderatore generale, del Centro Volontari della Sofferenza. Buongiorno, Don Luciano. Pronto? Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie Don Luciano per questo suo intervento. Ecco, noi ogni giovedì vogliamo presentare una figura della Chiesa, una figura importante attraverso la sua spiritualità e la sua santità. Chi è Monsignor Novarese? Monsignor Luigi Novarese è una persona che ha avuto un cammino personale e anche ecclesiale, segnato dall'esperienza della malattia. Questa è una sorta di grande solco dove ha letto la sua esistenza, essendo stato provato dalla sofferenza in maniera piuttosto forte, diciamo, una malattia grave, una costrizione tubercolare nella fase dell'adolescenza. Monsignor Novarese nasce a Casale Monferrato il 29 luglio del 1914 e ha davanti a sé il cammino normalissimo delle persone in quei contesti. Appunto, questa vicenda della sofferenza, della malattia, lo segna in modo particolare, dalla sua esperienza di sofferenza, dalla lotta, direi, contro il non senso della sofferenza, anche non solamente il problema fisico, nasce poi un'istanza, un desiderio dentro di sé di fare qualche cosa, di non lasciare questa battaglia così a metà. E nel suo cammino poi anche maturando la decisione di diventare sacerdote, che diventerà sacerdote nel 1938, ma dentro questo cammino, diciamo, di scelta di vita comune a tanti altri suoi coetanei nel Certo. sacerdozio, per lui rimase sempre questa istanza della sofferenza, una sorta di battaglia da vincere, una comprensione da avere, una valorizzazione da offrire. Questo lo farà fino al termine della sua esistenza, conclusosi a Rocca Priora a Roma il 20 luglio del 1984. Ecco, lui ha vissuto anche dei momenti, soprattutto per quanto riguarda la sua infanzia, purtroppo momenti drammatici come la morte del padre e la mamma giovanissima che si trova di fronte a far fronte ad una famiglia piuttosto numerosa. Poi questa sofferenza, questa malattia che lo ha colpito, che un po' ha segnato, ecco, come diceva lei, tutta la sua vita, tanto poi da offrire tutto il suo ministero proprio ai sofferenti. Sì, esatto, Monsignor Novarese andò a fare servizio nella Segreteria di Stato, lo fece dal 1942 al 1970. In quel periodo ci fu l'istanza, ecco, per chi lavorava nella Segreteria di Stato di avere ovviamente anche delle attività pastorali e lui scelse naturalmente, diciamo, di fare qualcosa per i sofferenti, per gli ammalati. Era qualcosa che portava dentro di sé e che poi accompagnò tutto il suo percorso anche fondazionale, tutte le fondazioni di Monsignor Novarese, a partire dai sacerdoti nel 1943, sviluppando poi fino al silenzioso Prè della Croce come forma di vita consacrata negli anni 60, e tutto dedicato a, diciamo, a questa comprensione anche ecclesiale molto forte del ruolo del sofferente, anche promosso come soggetto attivo di un'attività pastorale concreta, non solamente come destinatario di un'attività caritativa della Chiesa, non solamente dedito a, direi, un'attività spirituale. Il Signore parla di offerta della sofferenza, ma la va a evolvere, ne siamo nella sua comprensione, dentro un percorso di apostolicità concreta, di essere un soggetto attivo, parlerei piuttosto in questo di un dono di sé che si realizza concretamente anche con un'attività missionaria, una promozione integrale che però guarda alla realtà battesimale della persona e quindi ne guarda la santità, ne guarda la capacità di sviluppare una maturità piena nella società, nella Chiesa, un dono di sé concreto, reale, una realizzazione che è anche attiva, che riguarda tutte le dimensioni della vita, che riguarda anche e soprattutto questa dimensione del nostro essere figli di Dio, una Certo. vocazione che si realizza nella capacità di amare. Ecco, lui sottolineava, leggo attraverso la sua biografia, l'ammalato può divenire un prezioso strumento di evangelizzazione e di sostegno del fratello sofferente, uno strumento di luce, dove vive perché è lui che deve, trasformare il suo ambiente. Sì, questa è un po' appunto una delle espressioni che dice questa evoluzione che Monsignor Novarese ha promosso.
C'è la considerazione che nel dono battesimale tutti hanno una missione da svolgere, quella che ha la persona malata, disabile, è particolarmente preziosa sotto molti punti di vista. Il testo che lei ha letto è piuttosto nella dimensione pastorale, che è importante il fatto che il soggetto più indicato ad accompagnare e far crescere, educare il cammino di una persona sofferente è un altro sofferente perché ha un'esperienza vissuta di quello, è credibile nell'annunciare una certa lettura del proprio percorso di sofferenza e quindi ha una capacità apostolica preziosissima anche nei confronti delle persone sane con cui collabora. Monsignor Novarese parlava di fratelli degli ammalati per le persone che Certo. collaborano perché non li vedeva svolgere un compito di assistenza ma li vedeva condividere un medesimo cammino, uno scambio di doni reciproco, quello che può fare uno non può fare l'altro. Però la radice che li accomuna, che Monsignore lesse nelle richieste di preghiera e penitenza della Vergine Santa Lourdes a Fatima, interpella a dare una risposta a questa esigenza di bene, a tutto campo, nella Chiesa e nella società, interpellava in modo particolare per Monsignor Novarese le persone disabili, le persone sofferenti, senza distinzioni, che Monsignore è sempre stato attento a tutti i tipi, le realtà di sofferenza, coglieva un universale della sofferenza che può nascere da diverse situazioni patologiche, di malattia, ma che ha una chiave comune, anche diciamo, un tesoro comune da condividere, ecco, in questa capacità di vivere cristianamente tutta l'esistenza senza escludere i momenti più difficili. Certo. Ecco, Don Luciano, poi al termine della che cosa è accaduto per la Chiesa e anche per il suo istituto dalla sua morte ad oggi? La sua morte, lo ricordiamo, è avvenuta nel 1984. Sì, ma dunque è avvenuto quello che viene normalmente in tutte le realtà di vita consacrata o di fondazioni apostoliche legate a un fondatore, anche Monsignor Novarese era una personalità forte e vigorosa. Ci sono i cammini di quello che chiamiamo la rutinizzazione del carisma, cioè l'esperienza che una persona ha vissuto personalmente deve diventare vivibile dai più e quindi va codificata, va cercando di non congelarla, di Certo. mantenerla viva. E quindi Ecco, il molte volte percorso mi è istituzionale. capitato, ecco, anche ascoltando soprattutto i fondatori o le fondatrici di anni recenti, ecco, molte volte le consorelle, i confratelli, comunque le persone che erano più accanto nella morte hanno avuto un po' di timore. È stato così anche per il Centro Volontari della Sofferenza? Ma inizialmente Ecco, c'è quando si sicuramente una. perde un po' la figura di riferimento, la persona, ecco, importante, il proprio fondatore. Sì, so, indubbiamente c'è un momento un po' di smarrimento, poi penso che l'istanza, se è vera, ha dentro di sé le forze per imporre dei valori, delle sfide, degli Forti, certo. orizzonti che sono gli stessi che il fondatore ha vissuto, metterli così in evidenza che diventano, diciamo, la passione comune di quelli che, della prima ora che ci stavano assieme e anche quelli dell'ultima ora che non hanno conosciuto il fondatore. Credo che in questo senso la sfida grande della sofferenza abbia sempre una provocazione molto forte, anche difficile, questo può essere anche un limite, perché non è mai facile porsi questo interrogativo e andare avanti, ecco, senza fare i romantici, ma prendendo con realismo la cosa, però riscoprendo continuamente la forza che la comunione pasquale, la partecipazione al mistero di morte e risurrezione di Cristo offre personalmente a ciascuno e indica anche come missione agli altri. Anche la scelta, ecco, di promuovere il percorso per la causa di beatificazione credo che vada letto dentro questa responsabilità ecclesiale che un gruppo, nella Chiesa si assume. Tutti noi abbiamo una comprensione, chi l'ha conosciuto Monsignore, il Silenzioso Prete della Croce, il Centro Volontario della Sofferenza, ne ha una comprensione. E non ha bisogno di avere il titolo di beato per leggere negli scritti e Certo. approfondirne il pensiero, imitarne l'esempio. Penso che nel momento in cui questo diventa un segno ecclesiale, ci sia la responsabilità, ecco, anche per il gruppo che continua, di coniugare questo cammino in un'universalità, in un'ecclesialità più determinata, più convinta e anche più aperta. Penso che questo sia un po'
uno degli elementi della nostra fase attuale. Ecco, perciò avete appunto, si è intrapreso questo cammino per la causa che ha portato poi le varie, ecco, a Monsignor Novarese lo ha portato nelle varie tappe fino ad arrivare appunto a Venerabile. Ma proprio di recente, ecco, vorrei che questo lo sottolineasse lei, c'è stato un passo avanti. Sì, dunque il processo canonico inizia il 17 settembre del 1989 nella diocesi di Frascati, l'iter normale di tutti questi processi, fase diocesana, fase relativa alla Congregazione per le cause dei santi. L'ultimo passo è stato recente, si tratta dello scorso 19 dicembre, quando all'udienza concessa al prefetto della Congregazione per le cause dei santi, il Santo Padre ha autorizzato la pubblicazione del decreto relativo al miracolo attribuito a Monsignor Luigi Novarese. Si tratta della guarigione di Graziella Paderno, di 57 anni, una residente a Palestro, in provincia di Pavia, per un problema grave di calcificazione alla spalla, risoltosi senza intervento quando era, diciamo, nella fase immediata richiesta di un intervento chirurgico. È E stato questo, diciamo, riconosciuto è il questo passo miracolo? che Sì, sì. questo è un po' il passo più importante, ecco, il Sì, riconoscimento esatto, del questo, diciamo, è miracolo l'ultimo ottenuto. passo, dopodiché inizia la fase operativa. Noi abbiamo presentato richiesta tramite il postulatore, la postulazione è trasferita dal padre Gomez, il postulatore generale dei Domenicani, coadiuvato dal padre Francesco Ricci, sempre domenicano, Sì. di fissare una data. Noi avremmo domandato appunto per il maggio 2013 e abbiamo previsto un cammino preparatorio lungo ma intenso, ecco, nell'importanza di poter maturare al meglio quelli che sono gli elementi e anche promuovere il più possibile la conoscenza della figura di Monsignor Luigi Novarese e questo suo percorso particolare, ecco, di attenzione al malato, considerato soggetto attivo responsabile nell'opera di evangelizzazione e di salvezza. Quindi, diciamo, con questa autorizzazione del decreto si apre la fase più operativa, che anche tanto lavoro, per Infatti, preparare tutto immaginiamo, questo ecco, e celebrarlo avendolo lì. vissuto anche noi, sappiamo cosa occorre per l'organizzazione della beatificazione. Lei diceva che appunto si attende adesso la data, ecco, presumibilmente ha detto maggio 2013, ma comunque l'anno rimane il 2013. Sì, dunque la data poi in ultima analisi sarà fissata dalla Congregazione per le Certo. cause dei santi. La richiesta nostra era in quel periodo per una serie di motivi, anche avremmo richiesto di poterla celebrare a Roma, anche per motivi logistici, per sé il luogo sarebbe nella diocesi dove è iniziato il processo, quindi nella diocesi di Frascati, potendo prevedere la partecipazione intensa di parecchie persone disabili, quindi persone anche che si muovono in sedia a rotelle. La logistica che ci può offrire la città di Roma è sicuramente più favorevole. In questo senso le nostre richieste sono per questo tempo qualificato di preparazione che avvertiamo importante e per un luogo celebrativo il più possibile, confacente delle esigenze molto tecniche, molto pratiche, Certo, legate non si alla conosce partecipazione di neanche la persone disabili. data, neanche la data, poi della memoria liturgica, no? Sì, la memoria liturgica, anche questo siamo sempre a livello delle nostre richieste, noi avremmo domandato il 20 luglio, che è il giorno della morte di Monsignor Luigi Novarese, che è rimasta anche in questi anni, soprattutto nel Silenzioso Padre Croce, il nucleo di vita consacrata delle fondazioni di Monsignor Novarese, è sempre stato un momento in cui ci fermavamo a riprendere l'insegnamento in maniera più esplicita, ecco, celebrando un'Eucaristia in memoria del fondatore. Sostavamo a riflettere in modo particolare su quello che erano gli elementi del suo insegnamento, alla luce anche di quello che era il cammino liturgico che la parola di Dio ci offriva in quel Ecco, lei ha tempo. sottolineato una grande responsabilità, ma anche una grande gioia. Ecco, questo ultimo atto del processo, appunto quello che lo porterà alla beatificazione, sicuramente ecco, una responsabilità, ma anche una grande gioia da parte vostra. Certamente sono esiti, ecco, esiti di un cammino che si è intrapreso responsabilmente e sicuramente sono momenti in cui un avvenimento così importante fa da catalizzatore a molte realtà, quindi c'è la gioia così, di questo risultato che riconosce il cammino cristiano autentico di un fondatore, c'è anche la gioia di trovare ecclesialmente quella spinta ulteriore
a tutte quelle realtà che continuiamo a fare, che facciamo abitualmente, quelle attività pastorali, quelle pubblicazioni, a quell'impegnarsi nell'accompagnare le persone sofferenti, così diciamo con un input nuovo, con una dimensione gioiosa e festosa, ecco, di chiesa che sicuramente ci fa bene. Ecco, lui, per concludere, leggo e chiedo naturalmente se sbaglio, era molto devoto anche alla Madonna Ausiliatrice a Don Bosco. Sì, dunque la dimensione mariana di Monsignor Novarese è un altro degli elementi molto radicati, io lo porrei quasi proprio anche in questa esperienza della morte del padre prematura, è un riferimento materno molto forte che mi è venuto nell'infanzia. E c'è poi questo momento legato a una guarigione riconosciuta, insomma, prodigiosa per Proprio intercessione avvenuta grazie dell'Ausiliatrice di San all'intercessione. Giovanni Bosco. Sì. Legato un po' anche alla sua fase giovanile, lui guardava Giovanni Bosco come quello che voleva tanto bene i giovani, che quindi poteva aiutare pure lui. E la fondazione nasce poi dalla riflessione sui messaggi di Lourdes di Fatima, questo per Monsignor Novarese è stato fondamentale, lui ha messo sempre un po' le radici del cammino delle associazioni da lui fondate in queste richieste di Lourdes di Fatima. Ecco, ci sono anche tante foto che lo ritraggono proprio in quei luoghi. No, Scusi? dico, ci sono anche tante foto che lo riguardano proprio in Ah quei, lo sì, questo ritraggono c'è. proprio in quei luoghi. No, ma questo, la dimensione, questa è molte foto in tutti i luoghi che Monsignore frequentava per le case o anche all'esterno, amava mettere un'immagine della Vergine Santa, quindi ce ne sono tantissime in tutte le nostre case, nei luoghi che Monsignor Novarese ha abitato. Lourdes era il luogo abituale di pellegrinaggio, con il pellegrinaggio di Con i sacerdoti in terre sofferenti. emirate che ancora continua. E quindi diciamo, era una dimensione a tutto campo, quella mariana di Monsignor Novarese, celebrata anche con questa concretezza importante, fisica, di incontro con la Vergine Santa nei luoghi caratteristici, ma anche nelle immagini, nella fisicità importante che ci richiamano. L'immagine che poi naturalmente non rimaneva né solo un fatto devoto, né tantomeno un fatto, diciamo così, qualcosa da possedere, era qualcosa che ha sempre plasmato il suo animo e il suo cammino spirituale che ha lasciato anche come eredità plasmante, ecco, per tutti coloro che si riconoscono nel suo cammino apostolico. Certo, ecco per concludere Don Luciano, un messaggio oggi che lancia e lascia Monsignor Novarese. E vedo che il messaggio sia quello rivolto alla realtà della sofferenza, che è sempre una realtà problematica, no? Ma non ci nascondiamo che facciamo sempre i conti con difficoltà e preferiamo poterla mettere a parte. Credo che un primo aspetto del messaggio sia il coraggio di affrontarla proprio a viso aperto e lasciarsi anche guidare da questo incontro così sempre provocante, a cogliere le dimensioni essenziali della vita cristiana. E penso che la dimensione essenziale, in modo particolare lo cogliamo in questo tempo del Natale, riguardi il dono di sé, riguardi la comunione con il Cristo che ci viene offerta nella radicalità di una nascita che ci accompagna fino al momento della morte, che è garanzia di risurrezione, non solo nell'ultimo giorno, ma direi una risurrezione quotidiana, da tutte quelle situazioni di sofferenza, di difficoltà, di limiti, di malattie che sono universali, a cui nessuno sfugge, che Monsignor Luigi Novarese ci insegna a superare nel dono di se stessi, in questo silenzio, il nome silenzioso della croce, che è adesione di fede, di amore a Cristo morto e risorto, alla sua croce come segno di un amore totale, di un amore vivificante e direi anche di un amore gioioso, perché poi l'amore è gioioso. Bene, noi davvero la ringraziamo per questo suo intervento, soprattutto per averci presentato la figura, la spiritualità e la santità di Monsignor Luigi Novarese. Don Luciano, speriamo naturalmente di conoscere al più presto la data per la beatificazione, speriamo anche di risentirci magari ecco, anche proprio per promuovere, per invitare anche tutti i sofferenti che ci ascoltano a quel momento importante nel quale poi Monsignor Luigi Novarese, appunto, sarà beatificato. Grazie. Grazie a voi, buon ascolto a tutti e buone cose. Grazie, Grazie e buon grazie. anno anche, già che siamo lì. Grazie, grazie altrettanto, altrettanto. Salve.
Bene, noi continuiamo. Ecco, Don Luciano ci ha presentato questa figura, la figura di Monsignor Luigi Novarese, fondatore del Centro Volontari della Sofferenza, venerabile, lo ricordiamo, si attende appunto la data per la data della beatificazione. È stato riconosciuto, come ha sottolineato Don Luciano, esattamente il 19 dicembre, il decreto in cui si riconosce il miracolo ottenuto per l'intercessione del padre fondatore, appunto il venerabile Luigi Novarese. Questo è l'ultimo atto del processo, restano, come abbiamo ascoltato, da decidere la data liturgica, della memoria liturgica e la data di beatificazione, che probabilmente appunto avverrà nell'anno 2013. Ma per conoscere meglio come facciamo ogni giovedì, non solo conosciamo la figura attraverso coloro che seguono Monsignor Luigi Novarese, ma anche delle altre figure che abbiamo potuto e affrontato insieme, ma adesso vogliamo conoscere meglio attraverso la biografia e attraverso queste splendide immagini. Lo vediamo insieme. Luigi Novarese, fondatore del Centro Volontari della Sofferenza. Monsignor Luigi Novarese nasce a Casale Monferrato il 29 luglio del 1914 da Giusto Carlo e Teresa Sassone, ultimo di 9 figli. Nel 1915 papà Giusto Carlo muore. Luigino aveva appena 9 mesi. Alla mamma trentenne si addossava il gravoso compito di mandare avanti una famiglia piuttosto numerosa. A 9 anni, il piccolo Luigi, dopo un'accidentale caduta, viene colpito da una malattia che lo costringe a letto con il busto ingessato. Il tutto complicato dalla comparsa di ascessi pruriti che producono una sofferenza veramente al limite della sopportazione. Di fronte alla malattia, gli esiti sono moltissimi, l'esasperazione, introversione che non sarà mai del tutto recuperata, la ribellione. Ma la fede della madre, il contesto e questo attaccamento alla piemontese, diventato in punti in cui aggravarsi, è proprio nella fede ha cercato con forza di uscire da quella situazione che sembrava letale e concludersi diversamente. Nella fede ha riproposto nuovamente gli interrogativi che portavano nel cuore della vita, il problema del dolore innocente, il problema del senso di anni apparentemente perduti per l'operosità e l'efficacia storica, il problema del perché proprio a me, che cosa ho fatto di male. L'esperienza della malattia di Luigi Novarese ha riorientato la sua vita, da medico a sacerdote, apostolo dei sofferenti. Studia a Roma, dove consegue gli ordini minori dello stiariato e del dottorato. Il 17 dicembre del 1938 viene ordinato sacerdote nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma e l'anno successivo ottiene la licenza in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Il suo ministero è sempre stato caratterizzato dall'attenzione verso i deboli. Mentre in Europa infuriava il secondo conflitto mondiale, prestava servizio presso la Segreteria di Stato ed il suo compito era quello di mantenere i contatti con i vescovi, anche di Oltralpe, al fine di far fronte alla necessità e ai bisogni delle famiglie che avevano dei congiunti impiegati in guerra. Solo coltivando i rapporti personali riusciva a superare forme dittatoriali piuttosto crudeli. Nel maggio del 1943 fonda la Lega Sacerdotale Mariana, il cui intento primario è quello di riunire, nel vincolo della Vergine Immacolata, sacerdoti secolari e regolari, al fine di valorizzare l'umana sofferenza, avendo particolare amore e sollecitudine verso i confratelli, infermi o comunque bisognosi. Il 17 maggio del 1947 fonda il Centro Volontari della Sofferenza. La prospettiva dalla quale è scaturita la creatività apostolica di Monsignor Novarese e verso cui ha confluito tutta la sua attività al servizio della persona sofferente è senza dubbio la sua capacità di promuovere chi soffre una mentalità tutta evangelica, in grado di non sprecare o banalizzare il dolore attraverso la rassegnazione o patetiche forme di pietismo. L'ammalato può divenire un prezioso strumento di evangelizzazione, di sostegno del fratello sofferente, e uno strumento di luce, dove vive perché è lui che deve trasformare il suo ambiente. Gli ammalati devono sentirsi gli autori del proprio apostolato, ripeteva spesso Monsignor Novarese.
le loro esperienze di malattie, di isolamento, di emarginazione, quando hanno trovato senso e novità nell'incontro con Cristo, li rendono particolarmente qualificati e credibili nel portare la luce del Vangelo a chi, in situazioni simili, ancora si sente inutile e smarrito. Secondo, Monsignor Novarese, per realizzare la propria azione apostolica di soggetto attivo e responsabile della Chiesa, è necessario che la persona sofferente comprenda la via della croce, la lezione dell'amore, per dare un senso alle dimensioni notturne della vita, consapevoli che ciò continua la passione di Cristo. Monsignor Luigi Novarese muore a Rocca Priora, in provincia di Roma, il 20 luglio del 1984.